Sono giorni particolari, sono giorni in cui siamo costretti a stare a casa, un'occasione anche favorevole per vedere un film, raccogliere le idee, magari discuterne in famiglia. Vi proponiamo 5 film che ci sembrano molto adatti ai tempi che viviamo e anche che si collegano alle tematiche proposte dal meeting di quest'anno. Il primo film è La grande sfida, Le Mans 66, il titolo originale Ford contro Ferrari. È un film su un evento realmente accaduto, ossia la sfida del grande colosso automobilistico americano allo strapotere della Ferrari nel circuito di Le Mans, una gara massacrante in cui la Ferrari non aveva avversari e come l'amicizia di due persone, di due, un meccanico e un costruttore di automobili americani, interpretati rispettivamente da Christian Bale e da Matt Damon, riescano anche a cambiare totalmente le regole del gioco e i meccanismi della grande industria. Il secondo film è un altro film americano diretto da Clint Eastwood, il suo ultimo film diretto, si chiama Richard Jewell. È la storia di un uomo, una guardia giurata, che durante le Olimpiadi di Atlanta riesce a sventare un attentato, ma viene stritolato per il suo aspetto normale, che può essere preso anche ambiguamente, per un possibile attentatore, per cui da eroe a possibile terrorista, la vita di Richard Jewell viene totalmente sconvolta e preso in questo ingranaggio sembra non vedere più una speranza di tornare alla normalità. Il terzo film è un altro film su un grande avvenimento storico, il titolo originale è J'accuse, è la storia del processo al tenente Dreyfus, diretto da Roman Polanski, ma visto questa volta dalla parte degli accusatori. Una grande interpretazione di Louis Garrel e di Jean Dujardin che interpretano Dreyfus, l'accusato innocente, e il suo accusatore che poco alla volta si rende conto di come le prove su cui è costruito tutto siano false. Un altro film di una grande autrice è Louise May Alcott, Piccole donne, il remake di l'ennesima versione di una delle tante hollywoodiane realizzate da questo capolavoro per le ragazze. Realizzato questa volta da Greta Gerwig con grande piglio, con grande originalità e mette insieme sia Piccole donne e Piccole donne crescono con una serie di grandi interpretazioni e svelando, riportando alla luce il vero afflato che tiene insieme queste ragazze, il legame con i loro genitori. E concludiamo con l'ultimo film, un film italiano che è Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dal libro autobiografico anche di Mazzariol e portato sul grande schermo da Alessandro Gassman e Isabella Aragonese, con grande aderenza al testo e una grande umanità espressa da tutti i protagonisti, un film che di certo farà voglia di leggere il libro a chi non l'ha letto, ma per chi l'ha letto sarà anche una conferma della bellezza di questa storia. Buona visione a tutti!